Questo che vedete intorno a me è il gruppo Santissima Annunziata di Lesina, appartenenti al Rinnovamento nello Spirito Santo. Accanto a me ho il coordinatore del gruppo, Marcello Specchiulli, che ci parlerà di come è nato il gruppo, ci presenterà gli amici che sono accanto a noi. Prego. Lo scopo del Rinnovamento nello Spirito Santo è portare la parola di Dio a quanti ancora non hanno avuto la possibilità di conoscerla. Il Rinnovamento nello Spirito Santo in particolar modo tende a far conoscere l'azione dello Spirito Santo. Spesso colui che è battezzato si distingue con il segno della croce e dice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, però spesso si è sentito parlare di Dio, di Gesù, ma dello Spirito Santo è molto meno. Ed è un peccato, perché ogni battezzato ha come dono l'azione dello Spirito su di sé. È come se Dio avesse regalato al battezzato un dono, un regalo, però noi non apriamo questa scatola e quindi non possiamo vedere ciò che lo Spirito può elargire per la nostra vita, per la nostra esistenza cristiana. Quindi lo scopo, ecco, di portare e di far conoscere la terza persona della Santissima Trinità, che è lo Spirito Santo. Bene, questi sono gli obiettivi del gruppo che vi prefiggete, ma come nasce il gruppo? Il gruppo nasce grazie a tre signore di Lesina che, avendo avuto modo di frequentare questo movimento cattolico e a San Severo, ne sono rimaste innamorate della spiritualità, del carisma, del modo di pregare, perché effettivamente questo movimento si distingue nella preghiera, che è una preghiera vivace, sembra molto a quei spirituals che vengono dall'America, quel modo di esternare la gioia della preghiera, anche la lode al Signore, anche con il fisico, con il corpo. E quindi spesso si possono notare persone che danzano, che ballano e che cantano per Dio. Bene, Marcello, vuoi presentare i tuoi amici, i colleghi che cantano insieme a te? Sì. E qui abbiamo gli altri due responsabili del gruppo, Lea Terlizzi. Sono Lea, ciao a tutti, ed è un piacere stare qui per farci conoscere, ma soprattutto per toccare i vostri cuori con la nostra preghiera, con le nostre intenzioni, ma soprattutto con il canto. Benvenuti tra noi. E Primiana Adeli. Pace a tutti, il nostro motto è Gesù è risorto, Gesù è veramente risorto. E poi abbiamo qui i nostri cantori e musicisti. Ciao a tutti, sono Antonio Maselli, sono lieto e fiero e ringrazio il Signore di essere partecipe a questo gruppo, che ho trovato tanti amici davvero. Meglio seguire la voce di Dio, e ne sono davvero molto grato. Pace a Dio. Ciao, sono Michele, sono un cantore e sono felice di cantare e glorificare il Signore in eterno, sempre. Amen. Ciao, sono Giuseppe, mi cimento in percussioni, anch'io faccio parte di questo gruppo e ringrazio Dio. Alleluia. Ciao, sono Antonio, sono l'animatore della preghiera, della musica e del canto, sono la chitarra. Conduco in maggior parte l'andamento della preghiera riguardo al settore della musica e del canto. Sono lieto nel Signore di servirlo con passione, con molta saggezza, e resto alle sue disposizioni come lui vuole, e che
auguro a tutti che si realizzi un mio disegno, un mio desiderio, se tutto è deciso dalle mani del Signore, quello di evangelizzare i giovani, le nuove generazioni, ad una maggiore e diretta conoscenza di Lui, con la grazia dello Spirito Santo. Pace a tutti voi. Allora, animatore del gruppo, dove vi riunite, quando, dici un po', ecco, gli orari. Ci riuniamo nella chiesa matrice, la chiesa Santissima Annunziata di Lesina. Ci riunivamo prima il lunedì, adesso ci riuniamo il mercoledì alle 8, sì, dalle 8 alle 9 di sera. E per riunirci in preghiera, quello è l'orario in cui tutti ci riuniamo. Marcello, prima di ascoltarvi nella vostra esibizione, il messaggio che vuoi dare a tutti, a chi ci segue? Dunque, quest'anno si festeggia i 40 anni di rinnovamento nello Spirito Santo in Italia. E presto, dal 28 aprile al 1 maggio, alla Fiera di Rimini, ci sarà la 35ª conferenza nazionale, dove tutti sono invitati per fare un'esperienza particolare, per fare l'esperienza di Dio. Per cui il mio invito è di partecipare numerosi e di non privarsi di questo amore paterno e di questa grazia. E il pezzo che vogliamo proporvi si chiama Il Canto del Mare, e questo è un pezzo scritto da Mosè quando, subito dopo aver attraversato il Mar Rosso con il popolo di Israele. Voi sapete che il popolo di Israele era in schiavitù presso il faraone d'Egitto, e con la potenza di Dio le acque del Mar Rosso si divisero e il popolo poté passare. Gli egiziani che li inseguivano perirono perché queste acque si richiusero. Bene, con Mosè c'è stata la liberazione fisica dalla schiavitù. Con Gesù abbiamo avuto invece la liberazione dalla schiavitù del peccato. Ora noi viviamo i tempi dello Spirito Santo. Sono i tempi che ci avvicinano più verso il regno di Dio. Spero che voi tutti possiate godere, gustare questo canto di vittoria come lo gustarono il popolo di Israele subito dopo aver attraversato il Mar Rosso. Grazie. Allora sono pronta insieme a tutti i nostri amici a gustare di questa vostra esibizione. Prego. Signore, superata la sua vittoria, Signore.
bene, cari amici, bellissima interpretazione. Io penso che il messaggio che voi volete dare è uno, che Dio è amore. Forse sicuramente tu vuoi concludere. È esattamente con queste parole che vorrei augurarvi che il Signore possa riempire con il suo amore tutta la vostra vita. Amen.